Ciao, sono Gianluigi Bonanomi, mi occupo da tanti anni di comunicazione digitale, soprattutto di scrittura web, che è un po' la mia passione. Del resto, nei lontani anni 90, a metà degli anni 90, ho cominciato a fare il giornalista e il giornalista sportivo, scrivevo di calcio, ma soprattutto perché mi piaceva l'idea di fare il calembourne, i titoli, e quindi fare dei titoli spiazzanti, divertenti e via dicendo. Poi sono andato a lavorare nel mondo dell'informatica e ho unito queste due passioni. Questo è un video che ho voluto fare per raccontare come si scrive un titolo che spacca, anzi, come scrivere un titolo che spacca. E adesso vediamo il perché, analizzando le varie parti di questa headline, di questo titolo. Allora, come? La parolina come è un po' una trigger word, è una parolina magica che lascia presagire che dentro quel titolo, ma soprattutto dentro l'articolo, ci sarà una guida, qualcosa di pratico. Quando scrivevo per Computer Idee, facevo i passo a passo, il come era uno dei titoli chiaramente preferiti. In rete si trovano tantissimi esempi. Come risparmiare? E quindi mi lascio presagire che dentro avrò delle dritte utili per risparmiare denaro. Il secondo componente è scrivere, è un verbo all'infinito. Il modo infinito è il modo dell'azione, quindi quando c'è un titolo all'infinito, io so che lì dentro ci sarà azione, ci sarà qualcosa da fare. In modo particolare è il titolo che di solito si fa per fare matching in ottica SEO. Cosa vuol dire? Vuol dire che quando le persone cercano su Google o altri motori di ricerca, usano sempre o quasi sempre i verbi all'infinito. Quindi non si esprimono con una frase di senso compiuto dove io sono il soggetto e uso l'indicativo presente, imperfetto e tutto qua, ma dicono come studiare senza fatica, come lavorare meglio, come andare in vacanza con i bambini o dove andare in vacanza con i bambini. Questo, per esempio, andare in pensione è uno dei tantissimi titoli che potevo portare, ad esempio. La terza componente, forse la più importante, è quella del che spacca. Cosa vuol dire? Vuol dire che sto facendo una promessa, vuol dire che io sto promettendo un beneficio, vuol dire che avevo individuato un problema, quello dello scrivere i titoli, e te lo sto risolvendo. Quindi non soltanto scriverai dei titoli, ma scriverai dei titoli talmente accattivanti che spaccheranno. Tra l'altro, la parola spaccare, quasi gergale, attira l'attenzione ed è qualcosa che io non associerei magari di solito alla scrittura e ai titoli, e quindi è lievemente spiazzante, quindi sicuramente intrigante. Titoli coi benefici, chiaramente ne possiamo trovare quanti ne vogliamo, come fare soldi senza lavorare, però è un po' problematico perché sfiora il clickbait, prometti qualcosa che forse poi non puoi mantenere, e quindi l'indicazione è sempre quella di fare dei titoli etici e quindi di non scadere appunto nelle esche per click. Il clickbaiting appunto in questo caso si può fregare uno una volta, è difficile che si freghi la seconda volta. Oddio, a me piace pensarla così, poi in realtà il clickbait è sempre esistito e sempre esisterà per un meccanismo di curiosità innato nell'uomo. Io tutte queste cose le ho volute inserire in un libro, sono particolarmente orgoglioso di annunciare questo testo di editrice bibliografica, il mio primo testo con questa casa editrice. È un testo che maturavo da diverso tempo, visto che sono appunto anni che faccio corsi di web writing per giornalisti e altri. In realtà il libro è stato pensato anche per chi non fa il giornalista, ma che scrive per passione, o scrive magari professionalmente, chi si occupa di comunicazione all'interno di un'azienda, oppure un blogger, oppure appunto chi scrive online per qualsiasi motivo. Non avevo trovato un titolo sui titoli, allora me lo sono fatto da solo, cominciando con delle dispense, poi è diventato appunto un testo. Che cosa ci troviamo dentro? Il libro è diviso sostanzialmente in due parti, i titoli più informativi, i titoli più impressivi, si dice quindi più emozionali, quindi si arriva a parlare addirittura di archetipi, metafore e via dicendo. 130 pagine di libro, ma ci sono più o meno 150 esempi presi appunto dall'online per appunto imparare a fare titoli che spaccano. Buona lettura!